Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a fare un What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Io ho cominciato questo video con l'aprire la finestra della mia camera e andiamo a parlare subito della colazione. Qui vado a scaldare un cornetto che io tempo fa avevo cotto perché erano cornetti surgelati delle Tre Marie e questo è un sacchettino al cioccolato e l'ho fatto scaldare per 30 secondi al microonde. Poi ho fatto un orzo con la caffettiera toscano, segni d'arte. È molto buono e vi rimando al video in cui ho fatto la recensione e diciamo, lo spacchettamento del pacco che mi è arrivata delle cialde color porpora Caravaggio, mi pare che era. Queste le ho comprate io e le devo andare anche a ricomprare perché non ne sono rimaste tante. Forse non vi ho detto che quando ho registrato questo video era di domenica, quindi abbiamo fatto un pranzo un po' elaborato, diciamo elaborato, vi ho fatto vedere in questo caso dei piselli che sono stati cotti la sera prima. In un'altra padella ho messo dell'olio, una salsiccia e dopo ho lavato i funghi e li ho messi a cuocere insieme alla salsiccia. Ci vuole circa una mezz'oretta per cuocerli. Una volta cotti, comunque l'acqua andava a bollore e io ho aggiunto all'acqua questi tortellini della Boidoni al prosciutto crudo. Si cuociono in circa 3 minuti. In un'insalatiera ho messo una parte di funghi e salsiccia e 2 o 3 mestoli di piselli e ho aggiunto i tortellini pronti e questo era il mio pranzo domenicale. Almeno io ho solo mangiato il piatto di tortellini perché io con i tortellini ci vado a nozze, a parte i tortellini in brodo. Per merenda ho solo mangiato una piccola banana, per il resto niente. Per cena ho fatto, dato che mi erano avanzati alcuni funghi del giorno, ho fatto la frittata. Infatti, come potete vedere, ho sbattuto 4 uova perché eravamo in 4 e le ho messi in padella insieme ai funghi. È venuta una bella frittata. Poi abbiamo accompagnato la frittata con alcuni pezzi di pizza che erano avanzati il giorno prima, perché noi il sabato facciamo sempre la pizza. E questa era la mia cena. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like e ci vediamo ogni giovedì alle 10 e ciao!